Facciamo due video veloci, parleremo prima di Cagliari e Salernitana. Io mi domando e mi dico perché prendere un allenatore come Liverani, che come idea mettere la difesa a centrocampo, quando ci ha spiegato Ranieri proprio, che nel momento in cui ha minacciato le dimissioni, calcio parsimonioso, sostanziale, per puntare alla salvezza, poco possesso palla, tante verticalizzazioni, e sta per compiere l'ennesimo miracolo della sua carriera. Quando hai due difensori come Fazio e Manolas, che ormai hanno una velocità paragonabile a una tartaruga capovolta in un deserto, sotto la tempesta di sabbia, i risultati sono questi. Poi Ochoa non ha più la reattività, onestamente sembrava un citofono. Cioè oggi Shomuro, dopo uno dei peggiori attaccanti di tutta la categoria, fa addirittura una doppietta. Questo vi fa un po' capire che qualcosa non funge. Complimenti al Cagliari che sta facendo l'ennesima impresa, l'orgoglio del Casteddu, l'orgoglio sardo, dinanzi alle difficoltà. Il gruppo ha dimostrato che non cacciando l'allenatore, che si era andato a dimettere, è riuscito a uscirne fuori dalle difficoltà. Questo per dirvi che nel calcio non c'è una regola base. L'allenatore può essere esonerato, l'allenatore... Ci sono casi e casi da dover analizzare. Può essere fondamentale il cambio dell'allenatore, può non essere fondamentale. Questo lo dico per tutti quelli che credono che solo cambiando gli allenatori migliorino le cose. Poi ci sono casi dove questo accade. Il Cagliari vince, ha rischiato di riaprirla, ma onestamente ha meritato perché ci ha messo più cuore, più determinazione. E a Salerno ormai sono consapevoli che la Serie B è una cosa a dir poco arrivata. Cagliari 4, Salernitana 2.